Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati oggi sui Cavalieri dello Zodiaco Soldier Soul e siamo ragazzi proseguendo l'avventura di Asgard. Allora, nell'ultimo episodio, se vi ricordate, se non vi ricordate andatevela a vedere, mi raccomando, abbiamo affrontato Artax con Crystal. Ok ragazzi, allora oggi invece andremo ad affrontare nelle Lande Innevate il Cavaliere Mime con Andromeda, quindi andiamo subito a vedere la storia. Allora, Pegasus e compagni si separano per affrontare i Cavalieri Divini di Asgard, e questo lo sapevamo già. Andromeda stava dirigendo al Tempio della del Valhalla attraversando delle rovine innevate, quando la suadente armonia di un'arpa lo costrinse a fermarsi e a guardarsi intorno. Qualcuno suona l'arpa. E questa splendida musica? Tanto splendida quanto triste. C'è qualcuno nei paraggi? La mia catena non reagisce. Vedo che apprezzi la mia musica, Andromeda. Eccolo qua, guardate anche questo quanto figlio, cazzuto con l'armatura rosso fuoco. Sono Mime. Ti dedico questo brano, un requiem che prelude alla tua morte. Mime, la tua mente è come un libro aperto per me. Lasciati dare un avvertimento, cavaliere dell'animo, dall'animo pacifico. Quel tuo lato gentile sarà la tua rovina. Grazie, ne farò tesoro, però devo salvare Atena e proteggere il mondo. Sciocchezze, non intendo morire prima di aver realizzato questi miei propositi. Ostacolo mio e non starò a combatterti. Catena di Andromeda, vedete? Non si sposta, perché la mia catena non obbedisce? Non è possibile. Non hai ancora capito, Andromeda? La catena è un'arma prodigiosa che si anima solo per contrapporsi a una minaccia. Ma se l'avversario che è di fronte non avesse affatto intenti omicidi, come nel mio caso, allora ragazzi, mi sa che dovremmo combattere senza catena. Qui rigenerazione cosmo 10% e ottiene almeno il grado A, che ragazzi, quando mettono questa sfida significa che il personaggio è fortissimo, come se gli altri fossero stati deboli. Comunque andiamo subito a vedere come andrà questa sfida. Eccoci qui ragazzi nella sfida. Spostiamoci subito, vedete, subito con l'arpa. C'è una strana mossa ragazzi. Andiamo subito con la catena di Andromeda. Ah no ragazzi, ce l'ho disponibile comunque. L'ho provato subito. Mamma mia ragazzi, è forte, molto veloce. Devo fare attenzione. Qua cerchiamo di ricaricare un po'. Si è sdoppiato ragazzi. Andiamo subito di catena di Andromeda. Colpito. Devo ricaricarmi ancora catena di Andromeda. Vediamo un po'. Colpito ancora. Devo tenerlo a distanza ragazzi. Perché ho da fare anche il grado A, quindi devo fare attenzione. Onda di tuono. Cosa da fare? Ragazzi, qua mi ha colpito, quindi sono i problemi. Ora ragazzi, Andromeda sta lì lontano, non lo capisce. Niente da fare qua. Proviamo a colpirlo così. No. Ma ragazzi, è molto forte, molto veloce. Ecco qua. Rigeneriamoci subito, catena di Andromeda. Nulla da fare. Niente ragazzi, molto forte. Combattimento subito, molto delicato. Attenzione qua. Colpito. Possiamo rigenerarci un po'. Andiamo ragazzi, catena di Andromeda. Facciamo lì la mossa finale, vediamo se riesco a beccarlo. Sì. Ragazzi, forse l'ho battuto perché gli ho fatto la mossa finale. Andiamo. No ragazzi, non l'ho ancora battuto. Mi manca un colpo, ecco qui. Battuto. Il grado A non l'ho preso sicuramente perché non è stato facile. Vediamo che grado mi ha dato. Allora, grado C. Quindi ragazzi, proverò nella seconda sfida a ottenere il grado A. Ora Mime, so che nel profondo del tuo cuore non hai alcun desiderio di arrecare dolore. Forse per te non ti potresti neppure, ammettilo. Così ti stai solo facendo del male. Erano le tue ultime parole? Bene, allora qui abbiamo finito. Addio, Andromeda. Attenzione, qui appare Phoenix. Chi ha usato? Io, Phoenix. Ragazzi, forse quindi useremo lui per fare il secondo match. Fratello, sapevo che saresti arrivato. È arrivato Phoenix a proteggere il fratello. Mime, Andromeda ha accolto nel segno. Fratello, sorella, dipende punti. La tua potenza è fuori discussione, ma c'è qualcosa di strano nei tuoi attacchi.
Per qualche ragione il tuo cosmo non emana alcuna aurea minacciosa. Ah, tu dici? Ti basti sapere che ho ucciso mio padre con queste stesse mani. E non è così tanto docile come sembra. Cosa? Folken, mio padre, era considerato il più grande tra tutti gli eroi di Asgard. Però a me non riservò alcuna gentilezza. Trascorsi l'infanzia addestrandomi duramente in totale solitudine. Finché un giorno non appresi la verità. Quando ero ancora in fascia, una violenta guerra scoppiò tra Asgard e un paese confinante. Folken affrontò e uccise barbaramente un guerriero nemico. Insieme alla moglie che cercò di proteggerlo, erano i miei veri genitori. Folken li ha uccisi e si è preso il bambino, che è poi diventato Mime. Neppure uccidere Folken è servito a placare il mio rancore. Trasmisi quello di profondo i miei pugni, voltando la mia intesa esistenza alla battaglia. Continua a sostenere che me non percepisce alcun intento omicidio da Fenix? Usa esattamente come ero io un tempo. Cosa? Anche in me ardevano le fiamme dell'ira. E arrivai al punto di rivolgerle contro Athena. Non mi rendevo conto, meglio mi ostinavo a non capire che in verità cercavo qualcosa nel profondo del mio animo. Qualcosa da amare, qualcosa in cui credere, proprio come te in questo preciso istante. Ah, sciocchezze. Ok ragazzi, ci saremo sicuramente Phoenix. Non vuoi ammettere l'evidenza. Basta, non dire altro. E ok ragazzi, allora il secondo incontro è proprio con lui, con Phoenix. Sempre ottenere il grado A e sempre lì rigenerazione del cosmo più 10%. Ok ragazzi, vediamo come va questa seconda sfida. Ok ragazzi, eccoci alla seconda sfida. Dobbiamo fare tutta attenzione. Che cosa è? Che cazzo tu? Ho provato tutto con l'aria di artice. Nulla da fare qua, però lo riusciamo a colpire. Grande Phoenix. C'è questo un fantasma diabolico, me l'ha schivato. Ora qua Ali della Fenice, vanno a segno stavolta. Ancora Ali della Fenice, vediamo chi è più veloce. È Phoenix più veloce ragazzi. Ancora Ali della Fenice, colpito ancora ragazzi, non devo farla avvicinare. Devo tenere il grado A, quindi ora farò tutti attacchi a distanza. Ecco qui Phoenix ancora. Ali della Fenice colpito ragazzi, forse ce la faccio. Vediamo, sì ragazzi, ce l'ho fatta. Phoenix non l'ha fatto avvicinare, lo ha distrutto e quindi ha ottenuto sicuramente il grado A, quindi sfida completata. Ecco qua, grado S ragazzi, più che il grado A. Ecco qui, ottieni almeno il grado A. Ragazzi, sfida superata, vediamo come va a finire la storia. Fantasma diabolico, poi ciao. Ecco qui ragazzi. Questo sarebbe il temibile fantasma diabolico? Ah, non le ha fatto niente? Hai la facoltà di manipolare la mente proprio come il suono della mia arpa. Sono trucchi che conosco fin troppo bene. Devi sapere una cosa, Mime. Quelle che vedi non sono allucinazioni, bensì ricordi che riemergono dal tuo animo. Cosa? Ma allora fa che voleva salvare i miei genitori? Senza punto interrogativo. Però il mio vero padre travisò le sue intenzioni inducendolo ad attaccare per difendersi. È una menzogna, basta, smettila. Guai, è impossibile, se la verità è questa. Ti inutile sto fondo, bellissimo. Nella mia vita ho sbagliato tutto. Spirito da rimorso scaturito dall'omicidio del tuo adorato padre. E cerca il primo di odiarlo, questo è quanto. In realtà non ha mai smesso di amare o rispettare l'uomo che ti ha cresciuto. Vuol dire che Folken sapeva tutto? Sapeva che ero destinato a diventare un cavaliere divino? Per questo fu così severo nelle sottoforme a questi duri addestramenti, affinché un giorno potessi proteggere la sua amata Asgard. Phoenix, ora il mio unico desiderio è scoprire se ciò che dici è vero. L'asso di Mime è completamente svanito, lasciando il posto ad un corpo molto più potente di prima.
L'energia e determinazione si sono sostituite alla profonda rabbia che covava nell'animo. Benissimo, sono pronto, Mime. Ok, ragazzi, quindi oggi abbiamo 3 scontri in questo episodio. Vediamo. No, ragazzi, no, è sull'animazione. Ecco qua, l'abbiamo sconfitto. Padre, presto mi unirò a te. Non sono stato capace di seguire le tue orme neppure in veste di cavaliere divino. Ma so che Phoenix e i suoi alleati proteggeranno dal male Asgard e il mondo intero. Phoenix e Andromeda, conto su di voi. E qui dovrebbe concludersi. Vedete, è morto anche Mime. Ah, lo zaffiro di Odino. Quindi, ragazzi, possiamo prendere il quarto zaffiro. Perché questi altri stanno aspettando. Non badare a me, vai. Phoenix rimane lì, ragazzi, stremato anche Phoenix. Ma fratello, vai Andromeda. Durante la battaglia del santuario ci eravamo scambiati una promessa, ricordi? Grazie, che fratello continuano giochi ad aggiornarsi. Abbiamo giurato di non guardarci mai indietro. Sì, lo ricordo bene. Ok, ragazzi, allora abbiamo completato anche questo episodio. Nel prossimo episodio andremo ad affrontare Megres con Pegasus. Quindi qui si conclude l'episodio dei Cavalieri dello Zodiaco di oggi. Spero che la serie vi stia piacendo. Se è così, ragazzi, mi raccomando, sostenetela con un bel like. Se volete, commentate, condividete questo video per farlo conoscere anche agli altri. Se non avete fatto, mi raccomando, ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale, consigliate ai vostri amici. Qui Dungeon Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!